Squid Game, come penso tutti sapranno, è un film uscito da poco su Netflix, nella quale delle persone sostanzialmente fallite nella vita, piene di debiti e di problemi, decidono, in preda alla disperazione, di partecipare a dei giochi per bambini, quali per esempio Tiro alla fune, un 2-3 stella e via dicendo, dove il vincitore si porta a casa un'enorme somma di denaro, accumulata di volta in volta dopo ogni gioco. Parlando in euro, circa 30 milioni. Mentre chi perde, molto semplicemente, muore. È possibile ora dal punto di vista islamico trarre un insegnamento da tale film? Certo che sì. Vediamo insieme. Come prima cosa, il tema principale, come anticipato, è il denaro. Considerato da tutti come una fonte di vita o come il motivo della nostra esistenza. E nel film viene sicuramente accentuata questa caratteristica. Infatti i partecipanti mettono consapevolmente in palio le loro stesse vite per ottenerlo. Mentre Allah subhanahu wa ta'ala ci insegna nel Corano che nulla è più prezioso della vita, essendo un suo regalo. E nulla in questa terra può essere barattato con essa. Un altro tema importante in questo film è sicuramente la fiducia. Stando a contatto per molto tempo, i partecipanti tendono ad affezionarsi l'un l'altro. Si creano dei gruppi all'interno. Si aiutano e si proteggono a vicenda. Ed altri addirittura si promettono di uscire insieme da quella situazione. Ma poi arriva il gioco che cambia tutto. Un gioco che mette uno contro l'altro i partecipanti legati da affetto reciproco. E pur di salvarsi e portare a casa il bottino, molti arrivano ad uccidere il proprio partner o addirittura la propria moglie o il proprio marito. Qualcuno viene truffato, qualcuno derubato, qualcuno picchiato, ma la sostanza non cambia. La paura della morte, unita alla sete di materialismo, come il film ci dimostra, può essere distruttiva per chiunque. Come terza cosa, questo film ci dimostra quanto malato e perverso può arrivare a diventare l'essere umano. Alla fine del gioco, il vincitore scopre chi è l'ideatore di tutto ciò. Un uomo, pensionato, ricco ed annoiato, che per ritrovare quel senso di divertimento spensieratezza ormai perso, crea un gioco a cui partecipa personalmente, dove gente reale muore in cambio di pezzi di carta colorati, perché i soldi non sono altro che questo. Come ultimo punto, ma non sicuramente per importanza, questo film dimostra per la milionesima volta che i soldi non rendono e non renderanno mai felici le persone. Il vincitore, nonché protagonista, riesce a portarsi a casa il premio da miliardi di won. Eppure, dopo aver perso suo amico d'infanzia nell'ultimo gioco, sua madre per una brutta malattia e sua figlia in un altro paese, li lascia lì, intatti, nella banca, continuando lo stile di vita che aveva prima, con vestiti sporchi, capelli e barba incolti, bibita alcolica alla mano e via dicendo. Con quei soldi poteva comprarsi ciò che voleva, e fare ciò che voleva, ma non poteva ricomprare i suoi affetti più cari e soprattutto non poteva ricomprare la sua felicità, cosa che invece aveva prima di questo macabro gioco.